È assolutamente di buon senso, grazie. La ringrazio, deputato. Nessun altro chiede di intervenire? La votazione è aperta. Pilozzi. Di Gioia. Binetti. Ok, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 178, contrari 288. La Camera respinge. Siamo al 32.4 e 50. La Commissione e il Governo hanno dato parere contrario, favorevole relatore di minoranza, nessuno. Allora, c'è il deputato Cossolino, prego. Grazie Presidente, dichiaro il mio voto favorevole del gruppo 5 Stelle. D'accordo. Villarosa, deputato. Presidente, col mio emendamento cerco di evitare, visto che il Governo e i relatori hanno provato almeno successivamente, perché nel testo originario non c'era, a evitare questi famosi conflitti di interessi tra produttore e proprietario di farmacie. Allora, visto che ormai viviamo nel 2015 e le conosciamo tutte le tecniche anche di evasione o di elusione, io chiedo la possibilità di evitare il conflitto di interessi anche per parti correlate. Cosa significa parti correlate? Parti correlate, per esempio, è il controllo congiunto, che esiste quando un soggetto possiede la metà, una quota minore dei diritti di voti esercitabili, ma li possiede anche per accordi interni. Influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Stretti familiari, società controllata, società collegata, joint venture. Allora, queste potrebbero essere tutte tecniche per eludere